una nuova serie. Questa serie è, come potete ben vedere, di Fallout 4. Va bene, guys, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito al sodo. Questo caricamento lunghissimo. What's happening? La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Che il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra non cambia mai. Mamma mia, i brividi, raga. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tu tesoro. dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Allora, per Fallout ho deciso di usare un personaggio femminile. Come voi non sapete ancora, perché in tutti i miei video finora avete visto che uso solo personaggi maschili, ma principalmente e tendenzialmente io uso sempre personaggi femminili. Perché secondo me la femmina, la donna, soprattutto in queste condizioni, nel mondo di Fallout, ha più forza, più determinazione. Poi va a finire anche che mi sbaglio, eh. Però lui lo modifichiamo, giusto per. Dai, lo facciamo un nigga e sesso. Tocca a me, ragazzone. Allora, vediamo un po'. Vediamo che volti ci sono.
Non voglio cambiarla più di tanto, eh. Al massimo la pettinatura. Questa è carina. Volto 8. Ok, prendo il volto 8. Allora, vediamo un po'. Stile. Senza scrupoli, stressato. E comunque, perché ha giocato a Fallout 3, cioè, non può che sorridere vicino a queste cose. Capacità degli sviluppatori è impressionante, cioè sono colpito. Poi soprattutto i nomi, giovane dentro, anni 40, niente scuse. Agente X. Sono indeciso se farla elegante, elegante, Hai dai. fatto la tinta. Allora, colore. Un nero corvino a me già piace perché è un mix tra nero e blu. Il mio parrucchiere è il migliore, davvero. Allora, fronte. Sei uno schianto, tesoro. Vediamo un po' gli occhietti come possiamo fare. Tipo. Credo che Sean abbia i miei occhi. Ok, mettiamo sospettoso. Colore. Acciaio. Ci stanno belle i colori, il grigio chiaro. Ma sì, il grigio chiaro mi piace. Sean ha proprio i tuoi occhi. Allora, il naso. Mettiamo pure di profilo un attimino. Tesoro, ti piace il mio naso, vero? Romano. Il romano non è male, però che dite? Sei bellissima. Ok, bocca. Spesso uno. No, broncio proprio no. Anche Sì, se non è male. mi piace. Sottile no, verso il basso, furbetto. Furbetto è carino. Che splendido sorriso. Ok, questo mi piace. E come colore? Baciata dal Non sole, vai. male. Però Niente male davvero. bocca. No, come faccio? E come faccio però a cambiare il colore del rossetto? Allora, forse extra. Allora, trucco. Allora, rossetto. Ah, eccoli qua i colori. Se c'è il nero, cortesemente. Ok. Poi linea di eyeliner, Sei sempre bellissima, sai. nero, allora rossore no,
Opacità al labbra. Forse è meglio questo di eyeliner. Allora, applica. Poi eyeliner inferiore ci lasciamo questo. Applica. Allora, ombra occhi. Va bene così. Segni, vediamo le lentiggini. Ok, macchie. No. Deve essere abbastanza perfetto. Naso. Ok. Danni. Ok. Che dite, raga? Secondo me può andare quasi bene. Forse ci vorrei cambiare un attimino. Sai se c'è un naso. Sono ancora in forma. Che naso incantevole. Ma è strano però sto naso. Stai benissimo. Dai, penso che così va bene. Credo che Sean abbia il tuo naso. Solo gli occhi un attimino. Allora, definisci. Ok, Oh sì, ti dona. penso che vada bene così, dai. Ah, solo le sopracciglia. Bellissima. Voglio metterci qualcosa di più raffinato. Oh sì, ti dona. Mettiamoci sottile e arrotondato. Palpebre. Zigomi. Bella come quando ti ho conosciuto. Ah, voglio solo fare un po' qua il mento. Stai Un benissimo. attimo qui, mascella. Addirittura allunga i capelli. Ma perché? Ah, ok. Però se faccio con. Ok, dai. Fatto. Tesoro, sei bella come quando ti ho conosciuto. Ok, inizia la nostra avventura in Fallout. Allora, diamo un'occhiata. Nate. Tesoro. Perché non vai a vedere se è pronta la colazione? Addirittura maschilista nel 2077. Ma come si fa? Allora, vediamo un pochettino qui che cosa abbiamo. Perché si era ingrandita la visual? Abraxo. Abraxo per ogni Ah, necessità di pulizia. scusa la pronuncia, Abraxu. Qua c'è qualcosa. Questa cosa non mi piace tanto nella visuale. Cioè, non da, forse da lontano dà un po' l'impressione, però va bene. Un altro grande prodotto della General Atomics International.
Sembra che fanno tipo la pubblicità. Allora, di qua invece che abbiamo? Dei quadri. Bandiera. Cara vecchia America. Bello che puoi interagire. Di nuovo rotto. Dobbiamo ricordarci di far sviluppare quelle foto delle vacanze. Uniforme Sono militare. così orgogliosa di lui. Io no. Non c'è bisogno di vestirsi di nuovo. Va bene, chiudiamo. Ok. Lo sgabuzzino non c'è nada. La prossima volta che andiamo al parco dovrò farmela autografare. Per ora il guanto è un po' grande, ma Sean crescerà. Certo. Non vedo l'ora di farglielo provare. E pensare che un giorno imparerà a guidare. Diventerà un grande scrittore oppure bravissimo a spostare i blocchi. Fantasia, eh. Mi chiedo cosa farà Sean da grande. Ciao piccolo Sean, qui che hai? Niente. Oddio, ci puoi anche giocare, che bello. Ciao piccolo Sean! Secondo me ovviamente Fallout 5, io non l'ho finito Fallout 4 ovviamente, è la prima volta che ci Signora, gioco. il suo caffè a 78,6 Sugar gradi Bumps, centigradi, 100% preparato alla del fabbisogno perfezione. giornaliero di Nel zuccheri. giornale di oggi, appena consegnato. Codsworth, dicevo, secondo me Fallout 5 sarà su Sean. Codsworth. Si goda il suo caffè, signora. E non mi dice niente, Codsworth. Bello il riflesso. Voltec. Oddio, il calendario della Voltec, lo voglio. Frigo. Nuca cola, ghiacciata. Ah, che mi sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Mi occuperò del piccolo Sean. A quanto pare hanno consegnato il latte. So che all'inizio eravamo nervosi, ma Salisbury sono molto Stick di felice che sia Sedolab. arrivato Hogsworth. Massima Massima qualità. qualità. Se lo dice lei, ci crediamo. Come fa uno così piccolo a bere così tanto? Signora, questi sono i misteri della vita. Ok. Giornale. Sempre le stesse notizie. Caffè. Fumetto di Grog Gunny. Mac il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Oddio, pure qui c'è Grognak. Ancora quel Oh no. venditore. Non so perché continua a disturbarci. Parecchie nottate insonni, ma ne è valsa la pena. Quindi siamo un avvocato. Addirittura lui è un militare e io un A avvocato. chi li ha lasciati Siamo a qui? È posto. un po' presto per cominciare a bere. Dici? Guidati dal lanciatore MAP, missile Marburg, i ragazzi di Boston mirano a battere il Texas e ottenere la prima vittoria alle World Series dal 1900. Tesoro, Passiamo all'economia. Azioni della Boston sono vai. state Che crescenti fai, andare una dopo donna? l'attacco di Marburg Vabbè, dai, vado io. Sono sull'orlo di una guerra che potrebbe Salve. durare anni. Capo della Voltec. Buondì. Voltec, non mi interessa, buongiorno. Voltec? La Voltec? Di cosa vi occupate? Siamo qui per lei, signora, per aiutarla a proteggere il suo futuro.
Vede, la Voltec è la principale costruttrice di avanzati rifugi antiatomici. Di Volt, diciamo. Abitazioni di lusso per sfuggire agli orrori della devastazione nucleare. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliel'assicuro. Urgenza? Vabbè, facciamo una domanda sulla domanda. Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Nel caso non l'abbia notato, signora, questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa intendo. Ora, so che è una donna impegnata, quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Volt locale, il Volt 111. Facciamo gli spiritosi, va. Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di annientamento atomico imprevisto. Devo solo verificare alcune informazioni, nient'altro. Sarcasmo. L'apocalisse? Beh, diamine. Ok, ci sto. È lo spirito giusto. Ora vediamo. Sì. Il nome finalmente. Allora, Zoe, vedete, come potete notare, già ce l'ho scritto, è la mia controparte femminile. Allora, forza è la misura della tua potenza fisica, influisce sul peso che puoi trasportare e sui danni degli attacchi in mischia. Percezione rappresenta la capacità di adattarsi all'ambiente e il tuo sesto senso influenza la precisione con lo spin. Questa è una cosa molto interessante. Percezione l'ho fatta anche in Fallout 3, mi sono trovato abbastanza bene. Devo vedere solo qua. Costituzione misura la tua forza fisica generale, influenza la salute totale e il consumo dei punti azione quando scatti. C'ho 21 punti. Ah, ok. Il carisma e l'abilità di influenzare gli altri influenza il successo nel convincere la gente e il prezzo della mercanzia. Questo pure non è male, avere un po' di carisma. Intelligenza rappresenta la tua capacità mentale, influenza il numero di punti esperienza guadagnati. Questo non è per niente male, perché questo soprattutto per l'influenza, il numero di punti esperienza guadagnati. Quindi dovrebbe influenzarli in positivo? Penso di sì, porca troia. Una misura della tua prontezza fisica generale e dei tuoi riflessi determina il numero di punti azione con lo spope e la tua abilità di movimenti senza farti notare. Questa è pure una cosa che voglio fare. Rappresenta la tua predisposizione alla buona sorte e influenza la velocità di ricarica dei colpi critici. Wow, facciamo una build folle, vai. Ok. Poi percezione. E poi facciamo una accoccia di questi, dai. E aumentiamo forza e costituzione. Accetta. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Volt. Congratulazioni per avere protetto il vostro futuro. Grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Vada pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Ehi, tesoro. Dovremmo mandare Codsworth in manutenzione, non credi? Ti sembro nervoso. Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi.
Ehi, Cosworth. Va pure, amore. Io arrivo ad aiutarti tra un secondo, ok? Se certo. Sean richiede la sua attenzione. Vado subito. Certo, se mi facevi passare già stavo andando. Tesorino? Ecco la mammina. Il mio piccolo non sta dando fastidio alla mamma, vero? Ehi, l'altro giorno ho messo a posto la giostrina della culla. Perché non la provi? Sì. Giostrina. Ti piace? Bravo ragazzo, un vero gentiluomo, come suo padre. Beh, più delle volte almeno. Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Halloween? Prendiamo delle zucche invece, da intagliare. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere. Cosworth, che succede? Che succede? Quindi il signore in questa casa sono io praticamente. Seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni Cosworth. Di esplosioni. Stiamo. Guardi. Stiamo cercando di ottenere conferma. Cosa? Ma sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. E ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh mio Dio. Oh, porca troia. Dobbiamo andare al Volt. Subito! Ho preso Sean. Andiamo. Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Volt 111. Tesoro, dai cazzo, corri. Cioè, dovresti correre più veloce di me. Forza, forza. 1, 2, 3. Da questa parte. Dai. Ok, terza person. Olè, olè. Vamos, al Volt. Presentatevi al cancello. Se siete nel programma potrete entrare. È assurdo. Io sono non la Volt. Non puoi entrare. Io entrerò. Non mi piace come sta fatto, eh. Sono proprio curioso di vedere. Okay. Ci siamo noi, ci siamo dobbiamo noi. Entrare. Siamo sulla lista. Bambino. Donna adulta. Oddio, ok, procedete. Grazie. Buona fortuna, signore. Faccio bicarbonato, ma. Raggiungi l'ascensore! Mattina è nato pure per me. Scusa. Muoviti! Voi due, seguitemi, forza! Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile, non vi fermate! Bello il ricotto. Comunque stavo dicendo, la grafica salite mi piace tantissimo. Al centro. È particolare. Sono davvero curioso di vedere come sarà il mondo post-apocalittico. Ci siamo quasi. Sì. Sta bene. Sta bene. Ce la caveremo. Ti amo. Oh mio Dio! Oh cazzo. Fate scendere sto cazzo di coso. Questa cosa non può andare più veloce. Porca troia. Oh my god. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo al sicuro. Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, il Volt 111. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo... Sì, salire le scale. Non posso crederci. Se fossimo usciti un minuto dopo, no, saremmo no. Tutti... Non dovete pensare a queste scusa. Cose. Scusa. Super le scale. Siete al sicuro. Salite quelle scale e proseguite oltre quella porta. Va bene, andiamo. È qui per voi. A tutti i nuovi residenti, per favore, procedete da questa parte. Donna. Benvenuti a casa. Da questa parte. Tutto a posto. C'è pure un bel culo. Una tuta?
Benvenuta. Mi servirebbe una tuta laggiù per procedere oltre. Eccomi qui. Prosegui. Grazie. Ci abbiamo una tuta. Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Voi tre seguitemi. Vedi? Questa è la nostra nuova casa. Oh, vi piacerà. Che culo. È una delle nostre strutture più avanzate. Sì. Non che le altre non siano magnifiche, intendiamoci. È andata. La nostra casa. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Andrà tutto bene, vero? Io tesoro. E se non ce l'avessero fatta? Cioè, vicino al vicino tesoro. Verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Mi sta bene, non credi? Spunterò i nomi man mano sono studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Pronti per il futuro, giusto? Scusa. Da questa parte, prego. Dimmi. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Volt. Va tutto bene. La mamma è qui, vedi? Tesoro. Chi è il mio tesorino? Non vado lontano. Sarò laggiù. Eccola lì, vedi? Mamma non è lontana. Pronti? Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Volt. Va bene. Ah, mi fa entrare direttamente, ok. Mi piace, per il momento mi fa casa. La carta decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel porto. Rilassati. Inizia una nuova vita. Residente al sicuro. Mannaggia quel porto. Segni vitali. Normali. Io devo tenere il mio figlio, ho qualche presentimento. Tra... Cioè, di solito non è la mamma che tiene il bambino? Porca di quella puttana. Perché ci congelano? Uscì. Ok. È questa qui. Ecco. Non mi fa niente. Oh. Sapeva. Lascia andare il bambino. Lo sapeva. Oh, lo sapevo. Mannaggia quel porco, non posso fare niente. Non so faccio cazzo. Abboniamo. E mo chissà quanto tempo è passato da quando hanno preso mio figlio a questo momento che mi risveglierò, ovviamente. Eccolo. Fatemi uscire. Della stazione criogenica. Tu non abbandonare immediatamente il Volt. Troia. Forza, deve esserci uno sblocco. Avaria critica nella stazione criogenica. Tutti i residenti devono abbandonare. Avanti. Dio mio. Troverò i colpevoli. E riporterò a casa Sean. È una promessa. Avaria critica nella stazione. Avaria per abbandonare comandamente la capsula criogenica. Oddio.
Sono tutti morti. Perché la volta che ha fatto tutto questo? Devono esserci altri superstiti. Oh cazzo. Cioè qua sono morti tutti quanti. C'è qualcuno! Avaria Creech nella stazione criogenica. Tutti i reti devono... Oh. Sono... Sono morti. Tutti morti. E questo? Stazione criogenica. Ok. Supporto vitale. Offline. Stato occupante capsula. Asfissia dovuta a malfunzionamento del supporto vitale. Tutti quanti, ok. Tutti morti. Vabbè, ovvio. Anzi, va a finire che forse un superstite ci sta. Mi dice che fare, probabilmente. Qui non ci sono stato, giusto? Forse questa è la strada, un attimo. Avaria nello sblocco d'emergenza della volta. Martello. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Non posso usare come arma. Ah, c'abbiamo i pugni però, ok. Eccolo là, il primo scarafaggio radioattivo. Manganello. Olè. Avaria critica nella stazione criogenica. Tutti i residenti devono abbandonare immediatamente il Volt. Ok, perfetto. Che se dobbiamo andare qua, fatemi controllare un attimino questa stanza, se ci sta qualcosa. Steampack. Olè. Stecca di sigarette, vediamoci sulla stecca. Terminale. Il Volt 111 è progettato per verificare gli oggetti a lungo termine, gli effetti a lungo termine dell'animazione sospesa su soggetti umani inconsapevoli. Lo staff della sicurezza è responsabile per il mantenimento dell'integrità dell'installazione e il monitoraggio dell'attività dello staff scientifico. In nessuna circostanza allo staff è permesso di ignorare degli incarichi assegnati. Insubordinazioni o ingerenze nelle operazioni del Volt sono considerati eventi gravissimi. Lo staff della sicurezza è autorizzato all'uso della forza letale. Una parola. Allora, manuale protocolli, ammissione dei residenti. Dopo il segnale della Voltec, tutto il personale deve presentarsi all'area d'ingresso per assistere gli abitanti del Voltec con l'accoglienza. Il personale di sicurezza manterrà l'ordine e assicurerà che nessuno degli abitanti o del personale tenti di abbandonare il Volt. Lo staff di ricerca prenderà in carico il singolo abitante e lo accompagnerà alla capsula criogenica designata. Gli abitanti non presenti sulla lista verranno allontanati e detenuti con la forza da parte del personale di sicurezza. Una volta sistemati gli abitanti nelle rispettive camere di conservazione, occuparsi degli eventuali detenuti. L'ingresso del Volt deve rimanere sempre chiuso. Ok. Allora, scusate se leggo tutto, però almeno riusciamo a capire quello che è successo. E a me poi piace giocare così. I membri della squadra di ricerca devono monitorare giornalmente segni vitali degli abitanti, conservati criogenicamente. In particolare l'attività cardiopolmonare e cognitiva deve essere annotata a cadenza oraria. L'intervento salvavita è permesso solo se più dell'80% della popolazione residente è morta. Salvavita, quindi questo si è attivato questo salvavita, quindi non deve interrompere tale sospensione. La ricerca indipendente è incoraggiata e a discrezione del sovrintendente. Personale di sicurezza.
Le pattuglie di sicurezza devono rispettare una turnazione costante ogni 8 ore. Le priorità di sicurezza comprendono un monitoraggio di eventuali tracce di intrusione, verifica di eventuali partite di pressione, risoluzione dei conflitti tra i membri del personale, applicazione dei regolamenti stabiliti dal sovrintendente, applicazione dei regolamenti stabiliti dalla Voltec. Ma quindi se c'era questa pattuglia di sicurezza, probabilmente quelli che sono venuti a prendere mio figlio erano d'accordo, ovviamente. Manutenzione e servizi. A causa della natura della Volt 111 ci si aspetta che il personale svolga compiti al di fuori delle sue qualifiche standard, come manutenzione di base e preparazione del cibo, l'esatta distribuzione di tali compiti e a discrezione del sovrintendente. Dopo questa cagata, via libera ed evacuazione. Messaggio di via libera. In seguito a un evento nucleare, la Voltec monitorerà la superficie alla ricerca di pericoli come radiazioni, invasione nemica, eventuali altri attacchi e altri fattori. Se le condizioni saranno sicure, questo terminale riceverà l'avviso di via libera. In seguito alla ricezione dell'avvio di via libera, il personale della Voltec potrà essere evacuato a discrezione del sovrintendente. Ignorare eventuali avvisi da parte di organizzazioni e individui non associati alla Voltec, inclusi ufficiali, governativi e militari, gli abitanti non devono essere rinossi o evacuati. Gli ufficiali della Voltec se ne occuperanno a distanza solamente dopo che lo staff sarà stato evacuato. Ok. Considerato assegnazione a breve termine, il personale non residente deve asservire a doveri di ricerca e manutenzione in base in attesa del segnale di evacuazione. In assenza di messaggio di via libera, il sovrintendente può decidere di far evacuare lo staff dopo un periodo obbligatorio di contenimento fissato a 180 giorni. Durante tale periodo, in nessuna circostanza al personale è consentito di evacuare il Volt senza aver ricevuto un messaggio di via libera. Hai capito? Che figli di puttana. Registri di sicurezza. Oh, questa è la cosa più importante. Dio, finalmente è successo, il mondo è finito. Gli abitanti hanno fatto a malapena in tempo ad entrare. Non tutti ci sono riusciti. Ora siamo solo noi e i ghiaccioli. Non capisco. I cervelloni hanno provato a spiegarmi che questo tenerli congelati è un esperimento importante per un futuro migliore o roba simile. Quindi siamo stati tipo delle cavie da laboratorio. Non lo so. È strano, prima di congelarli stavano ridendo con loro. Non avremmo dovuto dirgli qualcosa? Un mese dopo, praticamente. Natale sottoterra. Abbiamo dato una festicciola con il resto del team di sicurezza e lo staff di supporto. Il regalo migliore è stato una tortina di French Lates ancora fragrante. Non c'era nessuno degli scienziati, nemmeno il soprintendente. Non li capisco. Ci nascondono qualcosa. L'ennesimo segreto aziendale riservato ai piani alti? Quello che è ancora qualche mese e arriverà in via libera. Poi potremo dare inizio alla ricostruzione. E no, zio, perché se a te non ti danno il via libera, tu devi aspettare altri 3 mesi. È praticamente una condanna a morte. 14 marzo, quindi 3 mesi dopo. Manca solo qualche settimana alla fine, infatti, nel nostro periodo di rifugio obbligatorio. Stanno impazzendo tutti. Alcuni dicono che il segnale di via libera non arriverà mai. Esatto. Non possiamo stare qui ancora per molto, questo è sicuro. Non è solo questione di starsene nella stessa saletta per la pausa e nello stesso letto per più di 6 mesi. Il fatto è che abbiamo scorte di cibo solo per qualche mese al massimo. Il soprintendente continua a dire di avere pazienza, di concentrarsi sul lavoro. È ovvio che non ci dice tutto. C'è qualcosa che non torna, qualcosa di brutto. Mo te ne sei accorto, zii. Infatti, un mese dopo, la porta principale che dà sull'uscita del Volt non funziona. L'unico modo di uscire è attraverso la galleria di evacuazione. Ecco l'indizio. Vedete, vedete che bello. Queste sono le cose che mi piacciono di più in un gioco. Anche se la strada è quella, però tu leggendo sai dove andare, no?
attraverso la galleria di evacuazione del sovrintendente. Mica male come privilegio, eh? Davanti alla porta ha piazzato degli scienziati tipo guardi a tempo pieno. Stasera ho un invito per una riunione riservata allo staff. Di supporto e alla sicurezza. A quanto pare non sarò l'unica persona ad avere qualcosa di cui lamentarmi. Sì, ha voglia di lamentarti. Ultima annotazione senza data. Il via libera non arriva. Dobbiamo andarcene. Il cibo è praticamente finito. Ho quasi ucciso Stanley per aver fatto cadere un cracker. Un gruppo dei nostri ha parlato con il sovrintendente per l'apertura del vault. Non immaginavo che un uomo così piccolo potesse gridare così forte. Adesso si è rinchiuso nel suo ufficio insieme al resto degli scienziati. Entro stasera abbiamo l'obbligo di consegnare il cibo, le armi e i medicinali in nostro possesso, altrimenti ci saranno delle conseguenze. Ne ho parlato con tutti, è il momento. In un modo o nell'altro usciremo da questo vault. Ok. Quindi non si sa che cosa hanno fatto questi. Però penso che è intuito, saranno tutti morti, no? Ok. Possiamo andiamo. Se mi metto accovacciato, come ci si mette accovacciato? Ma no, attenzione. Olè. Ehi. Scarafaggi giganti. Ma che ca... Ok, raga. Proviamo ad uscire da questo vault, che probabilmente è quello che faremo. Comunque mi piace veramente come inizio. Bella idea. Allora, vediamo qui che cosa c'è. Raga, scusate, ve lo so troppo. Promemoria del sovrintendente. Quindi questa è la camera del sovrintendente. Ricordate che l'uso del terminale ricreativo è un privilegio. Se le performance lavorative peggiorano, questo privilegio potrebbe essere revocato. Divertitevi responsabilmente. Top 10. Ok. Riproduci nastro. Oppa la madonna. No, vabbè. Ma gioco veramente. No. Non ci voglio credere. Oh, come si sale? Ah, ovviamente queste le devo evitare. C'è un'altra vita. Alla grande. Ce la devo fare. No, porca puttana, non ci voglio credere. C'è un'altra vita. Ah, ma stanno là le vite, cazzo. Questa è l'ultima occasione. E porco dingi. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E ma bello. No, ma veramente. Oppa, la madonna, c'è un altro livello. E questo? Oh, porca troia. No, ho sbagliato. E questo? La porca puttana. Vabbè. Non ci voglio credere, comunque. Non ci voglio credere. No, spettacolo. Questa cosa è bellissima. Ok, raga, scusate l'entusiasmo che avrei dovuto provare non so quanti anni fa. Però io purtroppo con i giochi vado un po' a rilento.
Anche perché non tengo soldi, quindi è per questo. Là non mi sembra il caso di andarci. C'è uno scarafaggio radioattivo. E non la prende l'elettricità, sto figlio di puttana. Che cacchio t'aveva visto a te? Ok. Piede questa. Cosa è successo qui? Dove sono tutti? Ah, madonna, questo addirittura scheletro. Questo sicuramente sapete chi è. Quelli che hanno scritto quelle mail. Portablocco rovinato. Questi si sono morti di fame. Vaiù, mamma che brutta morte. Proviamo a fare la cosa di tecnico-tattica. Oh, bellissimo. Ok. Quindi quando fa attenzione significa che ancora non mi vede. Fontanella d'acqua. L'acqua di ripristina HP. Andiamo. Come deve essere. Quanti bei steam. Una pistola. Wow, bellissimo, già abbiamo una pistola. Ok, allora, questo era un dottore probabilmente. Non è rimasto nulla. Steampack mangane. Ok, figo. Questo è un altro terminale. Terminale del sovrintendente. Questo già abbiamo letto. No, aspetta. Cryolator. Da tempo sognavo di rendere l'ibernazione accessibile in modo portatile e su richiesta. Il Cryolator è il mio ultimo esperimento. Fortunatamente ho a disposizione una grande scorta di sostanze chimiche e componenti per i collaudi del prototipo. È un ottimo modo di occupare il tempo mentre aspettiamo il via libera. Ok. Questi li abbiamo letti. Registro del soprintendente. Soprintendente. L'ordinamento finale dello staff è completato. Quasi tutti gli abitanti di Central Hills sono stati registrati. E anche molti abitanti di Concord. Ah, quindi questi erano comunque le nostre città, probabilmente. I supervisori della Voltec questa settimana sono venuti da me per una revisione tecnica. Il Volt è pronto. Posso solo immaginare le meraviglie di cui i nostri abitanti saranno testimoni. Viaggiare nel futuro, vorrei tanto unirmi a loro per vedere che cosa ci riserva. Quindi probabilmente anche il sovrintendente è morto dopo tutto sto cacchio di tempo. 23 ottobre. Un attimo solo. Scusate un attimo, Ci siamo, per fortuna la maggior parte dello staff era disponibile quando è arrivato l'avviso preliminare. Avviso che è arrivato più tardi del previsto, ma mancava solo Nordhagen quando abbiamo chiuso l'ingresso. L'accoglienza degli abitanti è filata via liscia. Ce l'hanno fatta tutti, perfino la famiglia che ha atteso fino all'ultimo momento.
Temevo che ci sarebbe stato un livello di sospetto più elevato, ma per questa gente si è svolto tutto così in fretta. Forse eravamo troppo spaesati per farsi domande sulle capsule criogeniche. È certo. Malfunzionamento del sistema, questo è importante. Oggi abbiamo avuto problemi con la capsula C3. Il soggetto sembra aver sofferto di palpitazioni cardiache, niente di potenzialmente letale, tuttavia è insolito. Abbiamo capito troppo tardi che la capsula era danneggiata. Colpa della stazione criogenica, il soggetto si è quasi sciolto. Non ne siamo certi, ma sospetto che una falla nei sistemi di bypass remoto della Voltec abbia inviato un segnale errato. Dobbiamo stare allerta. Spero solo che i loro sistemi siano affidabili una volta evacuato lo staff. Scorte in esaurimento. Non è ancora arrivato il segnale di via libera, nonostante siamo quasi alla fine del periodo di permanenza obbligatoria di 180 giorni. Quindi anche il sovrintendente si è piegato in culo. Non è mai stato previsto che le scorte durassero più di tale periodo e nonostante i miei sforzi la gente comincia a interrogarsi su cosa stiamo facendo qui. Sto pensando di andarmene al termine dei 180 giorni. Sono dei folli. L'esposizione alle radiazioni ucciderebbe tutti. Nel caso in cui la porta del Vault venisse aperta, l'intento del segnale di via libera era quello di ricevere ulteriori istruzioni dalla sede principale. Non so cosa fare, non posso aprire il Vault, le scorte non dureranno in eterno. Non devo far altro che mantenere la situazione sotto controllo fino al via libera. Ammutinamento. Un gruppo di persone capitanato dal personale di sicurezza si è rivoltato contro di me, pretendendo di poter usare il Vault. Uscire dal Vault. Idioti. Non aprirò quella porta per finire morti qui a causa delle radiazioni. Sto frazionando le scorte rimaste, esigendo la collaborazione dello staff. Dobbiamo dare priorità a chi meriterà il poco cibo che ci resta. Ho peccato di generosità con le radiazioni. Se alla gente non piace, tanto meglio. Meno bocche da sfamare. Olè. Apri gallerie di evacuazione. Alla grande. Sì, grazie. Perfetto. Quindi questo era il sovrintendente. Probabilmente, o no? Ho fatto troppe rime. Ma questa stanza già l'abbiamo vista. No. Però non ci stanno che... Steampack. Abbiamo già una buona dose di steampack. Poi qui. Karina. Dopo tornerò a prenderti. Ardua. Pistola, munizioni, perfetto. Munizioni. Ok, penso che possiamo andare avanti. La porta è aperta. Olì, ma allora. Ok. Non è male la pistola. Ok, si carica con un quadrato, perfetto. Mamma mia, mi mancava un gioco del genere, ve lo giuro. Un cacchio, dobbiamo andare qua per forza. Ok, perfetto. C'è qualcuno ancora vivo? Qualcuno è riuscito a uscire? Sa di no. Chi è? Ci sta un altro qua. Olè. Mi piace. Eccolo.
Fighissimo, pure la polvere. Oddio, che spettacolo. R2 e L2 per cambiare. Inventario. Mamma che bello. Ispeziona. No, vabbè. Raga, mi dispiace per chi non sopporta la lentezza nel fare un videogioco. Però, raga, passeremo le ore su questo Fallout, probabilmente. Anello nuziale, ce l'abbiamo per due. Provviste. Cioè, c'è tutto qui. Addirittura pure le munizioni. Questa cosa è bellissima. Dati. Statistiche, officine. La mappa. Cura, grandicella. Mappa locale. Ah, oh, che figata, perfetto. E anche la radio. Ok. Sembra che abbiamo visto tutto. Non ci sono superstiti oltre a me. Non ci sono superstiti oltre a me. Questa no. Perfetto. Munizioni. Che devo fare? Ah. Sequenza ciclica della porta del vault attivata. Si prega di allontanarsi. Che emozione. Wow, bellissimo il fascio di luce. Poi soprattutto questa musica che ricorda tantissimo Fallout 3. Cioè, per chi ha giocato a Fallout 3 mi può capire perfettamente. Per me Fallout 3 è stato un giocone. Cioè, non volevo l'ora di giocare al quarto. Per il momento non ho che dire wow. Modifica completata. Buon ritorno in superficie. Grazie. Grazie per aver scelto Voltec. Non c'è di che. Ok ragazzi, penso che con questo possiamo chiudere. Abbiamo fatto un'anteprima di quello che ci aspetterà durante il gioco. E anche se questo è un gioco, voglio finire dicendovi queste cose. Ah, vediamo che dice prima, se ha un discorso o un qualcosa. Raga, l'espressione. L'unica cosa che non mi piace, forse può essere anche una scelta, eh? Forse un po' l'espressione, però. No, comunque, raga, ma che bello.
Abbiamo un mondo da esplorare, da esplorare. Oddio, sto proprio a rotissima di giocarci, non potete capire. Volevo chiudere, ma come cacchio si fa a chiudere? L3 per scattare. Cioè, guardate qua, un mondo in rovina. È proprio di questo che io vi volevo parlare con in chiusura, no? Dicendovi, questa era una cosa che poteva succedere tranquillamente. L'energia nucleare ha avuto solo una prospettiva diversa nell'utilizzo dell'energia nucleare, no? E questo che cosa ha portato? Ha portato a consumare un'energia quasi infinita, no? E poi c'è stata la guerra, appunto per recuperare questa energia nucleare. E però che cosa è successo? Che proprio l'energia nucleare ha distrutto tutto. Oh cazzo, oh cazzo! Ok, questo volevo fare. Tac, tac. Porca puttana, ti sparo in faccia, ti sparo. Vieni qua. Dove sei? Dove sei? Oh! Ci cogli? Che danno le talpe? Carne, denti. Chi è? Chi è? E dai, ci potevi cogliere, cacchio, ma che ci vuole? Ti ho messo pure i punti spov per aumentare, Dio. Comunque ragazzi, ma che dobbiamo di? Ma che dobbiamo di? E comunque volevo chiudere il discorso con quello che vi stavo dicendo prima, che raga, può capitare. Cioè, una cosa del genere può capitare. Ma che facciamo? Cioè, questo è un videogioco, però poteva essere una prospettiva. Che cacchio sta succedendo? Perché stanno a sparare? La vedo delle case. Ah, ma infatti là dobbiamo andare. Però io voglio ritornare un attimo qua al Voltec. No, raga, è troppo bello, veramente. Sono veramente... Voglio veramente giocarmelo questo gioco e scoprirlo fino in fondo. Voglio vedere solo un attimino qui se ci sta qualcosa e poi ci becchiamo la prossima volta. Sì, infatti noi siamo andati qui a sinistra. Le gru. Chissà se ci sarà qualche macchina funzionante, qualcosa. Sarebbe fighissimo. Allora, vediamo un po' che ci abbiamo qui. I tappi, ovviamente. Munizioni, pacchetto di sigarette. Questo non funzionia. Bene, questo. Carne gram, ok. Ma per caso ti dice anche... Allora, inventario. Provviste. Ispeziona. No, non ti dice che cos'è. Ah, però ti dice PS, le radiazioni. Peso e valore, ovviamente. Va bene, va bene.
dobbiamo andare verso quella parte. Qui non c'è nient'altro. Questi sono quelli che non ce l'hanno fatta, porca puttana. Ma però se sono scheletri, quanti cazzo di anni sono passati? Chiave inglese, cartelletta, qui steampack acqua purificata, perfetto. Mamma mia. E noi proprio là probabilmente dobbiamo andare, ci stanno le casette. Va bene ragazzi, e per oggi è tutto. Mi raccomando, fate i bravi. Io salvo nel frattempo. E ci vediamo alla prossima. Buona serata.